Dopo aver visto le tappe storiche fondamentali dell'evoluzione della dottrina sociale della Chiesa, viene spontanea una domanda. Esiste un filo rosso che collega questi 100 anni di insegnamento sociale della Chiesa? Sì, esiste e potremmo definirlo come la proposta sociale della Chiesa. Il Magistero della Chiesa in campo sociale non si limita a richiamare i principi assoluti, i valori cosiddetti non negoziabili, ma da questi valori cerca di dedurre anche alcuni orientamenti di tipo culturale, di tipo etico e di tipo anche di comportamenti. Quindi fa una proposta sociale che gli ultimi pontefici continuano a definire come la civiltà dell'amore. Siccome nel trapasso culturale che stiamo vivendo oggi a livello mondiale è finita una civiltà e nasce una civiltà nuova, è importante dare a questa civiltà nuova un fondamento culturale, etico, che unisca il più possibile tutti i popoli, tutte le culture, tutte le razze, tutte le religioni. Questo è lo sforzo che la Chiesa oggi fa indicando il suo progetto, la sua proposta sociale. In che cosa consiste? Consiste nel cercare di unificare le coscienze intorno a alcuni elementi comuni. Mi fece impressione ascoltando Giovanni Paolo II quando parlando all'ONU nel 50° della sua fondazione usò un'immagine molto bella. Dice: esiste una grammatica etica comune che tutti abbiamo nel cuore, bianchi e neri, colti e incolti, di tutte nord, est, sud, nord. Perché non cominciamo da alcune regole grammaticali etiche comuni che tutti abbiamo scolpito nel cuore? E citava per esempio la dignità della persona. Tutti i popoli oggi ammettono questo principio. La solidarietà fraterna, ci dobbiamo dare la mano perché il bene comune è più grande ed è di tutti noi insieme. La sussidiarietà responsabile, cioè la partecipazione attiva e responsabile di tutti al bene comune, alla vita politica, alla vita economica e finalmente la qualità della vita, perché la vita non è fatta solo di cibo, ma è fatta anche di contemplazione, di arte, di spiritualità. E allora il Papa indicava questo filo rosso del Magistero della Chiesa che non si sostituisce alle altre culture, ma cerca un momento di sintesi per unire i cuori, le coscienze alla ricerca del bene comune. Quindi la Chiesa non ha delle indicazioni tecniche di natura politica, economica. La Chiesa non deve sostituirsi allo Stato. La Chiesa deve rimanere come nella sua missione religiosa, culturale ed etica, ma ha un enorme compito da realizzare, cioè dare una unità morale, una unità ideale alla coscienza del mondo. Di qui la necessità del dialogo tra le culture, del dialogo tra le religioni, perché soltanto dall'incontro, cercando di vedere quello che ci unisce, nascerà il mondo nuovo. Lo dico sempre, la sfida del XXI secolo è tutta qui, imparare a vivere uniti rispettandoci diversi. La diversità, il pluralismo non sono un guaio, sono una ricchezza. E allora questo è necessario e la Chiesa con la sua dottrina sociale aiuta proprio a riunirci tutti su queste regole grammaticali, etiche e comuni che sono il patrimonio dell'umanità intera. Ecco perché siamo grati al Magistero della Chiesa. E tutti, credenti e non credenti, sono interessati a conoscere qual è l'insegnamento che alla luce del Vangelo si può trarre di fronte alle sfide inedite, enormi del terzo millennio.